un programma realizzato in collaborazione con Confindustria Piacenza. Ad Industriando, ricominciamo il nostro viaggio all'interno delle aziende piacentine e lo facciamo partendo dall'azienda che vedete indicata nell'insegna qui alle mie spalle. Si tratta della Bassanetti, un gruppo che ormai è arrivato alla terza generazione di imprenditori attivo nel campo dell'escavazione. L'escavazione è un mestiere antico, è un mestiere che ha un forte rapporto con l'ambiente. Cercheremo, parlando con i titolari, di capire esattamente cosa significa oggi fare escavazione e cercare di chiarire alcune questioni che spesso sono sul tappeto e che gettano qualche luce non sempre positiva su attività di questo genere, che invece per Piacenza sono molto molto importanti. Ma andiamo a conoscere l'azienda. Siamo con Claudio Bassanetti, che è uno dei titolari di questo gruppo articolato che si muove, appunto, come abbiamo detto, nel campo dell'escavazione. Cominciamo con un po' di storia. Il mestiere dell'escavatore è un mestiere antico. Quanto è antico per Bassanetti? Per il nostro gruppo è oramai molto antico, perché è più vecchio di me. Noi abbiamo passato su una delle società del nostro gruppo 50 anni di storia, e anche la seconda società più importante nel nostro gruppo ha passato 50 anni di storia. In realtà il mestiere del cavatore, ci tengo ad aprire una parentesi, perché è un mestiere che non tutti conoscono, è un mestiere antichissimo, perché è legato all'edilizia. Quindi quando nasce l'edilizia nasce l'esigenza di reperire materiale inerte, e quindi da lì la prima attività che ha dato tanto lavoro lungo l'asta del fiume. Non a caso la nostra sede è a Monticelli, a 500 metri dal fiume. Abbiamo voluto mantenerla qua nonostante le nostre attività oramai si sono spostate molto all'interno del comune di Piacenza, il capoluogo. Ed è un'attività che nasce in modo molto, molto manuale, non meccanizzato. Quindi molti dei nonni della mia generazione hanno lavorato lungo il fiume estraendo sabbia. Poi col tempo si è evoluta, si è meccanizzata e si è arrivati a un periodo fino alla fine degli anni Ottanta, dove tutte le attività si sono svolte prevalentemente sempre nel fiume, però con motonavi meccanizzate, quindi con grandi produzioni. Non esistevano delle pianificazioni, le autorizzazioni erano rilasciate una volta all'anno, ci sono stati periodi di lunghe battaglie, di lotta all'abusivismo, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove per mia fortuna, quando sono entrato in azienda, si è cominciato a masticare un po' di pianificazione, e quindi dall'89 in avanti tutte le nostre attività sono state pianificate all'interno dei piani cave provinciali, e quindi da lì abbiamo cominciato a poter sviluppare investimenti, sinergie e tipologie di materiali in vendita, programmandole come una vera e propria attività industriale. Quindi il termine di coltivazione di cava è legato a tempi storici, era veramente una coltivazione con quello che veniva chiamato il cussot. Oggi invece è una vera e propria attività industriale che ha clienti nel mondo delle grandi industrie, quindi come tale si deve comportare. E Claudio Bassanetti velocissimamente ci ha fatto passare, dunque l'azienda è nata nel 1957. È la terza generazione, Claudio Bassanetti è la terza generazione, e ci ha proprio già introdotto direttamente nel tema, che è quello appunto di un'attività che è fortemente diciamo controllata, pianificata, che interagisce fortemente con il territorio, nel senso che interagisce con i soggetti che sono preposti ad autorizzare queste attività di coltivazione. Un'autorizzazione, chiamandola in modo volgare autorizzazione, di uno dei nostri giacimenti, ne avete davanti qualche esempio, ha un percorso medio dall'inizio della pianificazione provinciale all'autorizzazione definitiva, che passa abbondantemente i 6 anni. Una cava nasce per soddisfare quali esigenze?
Il mercato della sabbia e della ghiaia è un mercato che nasce prevalentemente per l'edilizia tradizionale che tutti conosciamo, che è un settore purtroppo per noi attualmente in forte contrazione e quindi fortunatamente qualche anno fa abbiamo cercato di sviluppare alcune tecnologie che abbiamo trovato all'estero e abbiamo implementato sui nostri impianti per raggiungere dei mercati di nicchia che probabilmente chi ci ascolta a casa non conosce, ma vi faccio un esempio. Siamo stati per anni fornitori attraverso un nostro cliente importante delle sabbie che vanno nei sistemi di frenatura dei tram di Milano. Ogni tram di Milano consuma nel momento in cui frena del materiale piacentino che proviene dai nostri giacimenti. Siamo fornitori di aziende che utilizzano le parti più fine delle nostre sabbie nelle paste abrasive oppure in passato nei dentifrici, quindi sono il tipo di materiale. Allora, sicuramente c'è una parte di capacità di investimento, però c'è anche la fortuna di trovare a Piacenza dei giacimenti proprio perché le professionalità sono cresciute, le richieste sono diventate sempre più specifiche. Noi abbiamo bisogno di giacimenti che abbiano delle caratteristiche chimico-fisiche di un certo tipo e quelle non si inventano, o si trovano nel giacimento o non ci sono. Quindi abbiamo fatto le ricerche, abbiamo trovato dei giacimenti che ci premiano proprio per questo tipo di caratteristiche intrinseche nel nostro territorio piacentino. Lei ha parlato di tecnologia che è una cosa che forse quasi nessuno associa a questo tipo di attività, invece la tecnologia è entrata prepotentemente all'interno di queste attività così tradizionali, perché la tecnologia appunto vi consente di essere presenti su vari mercati. Tecnologia e ricerca, quindi anche. Tecnologia e ricerca. Noi abbiamo investito molto in tecnologie che all'inizio arrivavano dall'estero, perché in Italia c'era molto legata l'edilizia tradizionale e riuscendo a conoscere queste tecnologie abbiamo implementato due processi nostri, quindi studiati da noi, per riuscire a micronizzare le sabbie ad umido, mentre altri nostri competitor lo fanno dovendole essiccare, quindi con costi energetici molto più alti, e quindi abbiamo dovuto anche avvalersi di professionalità importanti, perché oggi solo in questo modo riusciamo ad allargare il nostro mercato fuori dai confini provinciali e riusciamo a commercializzare il nostro prodotto più o meno in tutto il nord Italia. A Piacenza c'è qualche opera che possiamo citare che contiene questi materiali? Una nostra tante. Noi abbiamo avuto la fortuna di fornire durante l'alta velocità tutta la linea sopraelevata, il ponte dell'alta velocità, abbiamo realizzato diverse delle opere più importanti che vediamo sul nostro territorio. Ritorniamo un attimo al rapporto con l'ambiente, che è un'altra nota dolente, nel senso che non è sufficientemente conosciuta questa attività. Abbiamo detto prima che è un'attività fortemente verificata, controllata, autorizzata fin dall'inizio e poi continua lungo tutta la fase della vita di una cava, e poi alla fine cosa succede? Il lavoro della cava non si ferma alla coltivazione tout court. Molte nostre cave attualmente attive sono in fase solo di scavo. Spero che abbiate la fortuna di vedere qualcuno dei nostri giacimenti sia durante le fasi di scavo sia durante le fasi di ripristino, perché la fase di scavo è precaria, temporanea, l'attività di ripristino è praticamente eterna. Oggi la normativa prevede da parte nostra rilascio una fiduzione che garantisca per 20 anni i ripristini che noi abbiamo fatto all'interno delle cave. E quindi nel percorso autorizzativo recentemente siamo riusciti a pianificare con l'amministrazione comunale di Piacenza un'attività di ripristino nei nostri due poli estrattivi proprio del comune di Piacenza, che prevede un mix di attività sportivo, ricreativa, naturalistica, considerate che parliamo di dimensioni che superano abbondantemente i 200 ettari e quindi qualcosa come può essere per Milano l'idroscalo. Questo per permettere alle nostre attività di continuare a lavorare, nel frattempo permettere anche alla gente di usufruirne, perché sono aree di altissimo pregio e sono aree che permettono un contatto con l'acqua che oggi purtroppo il nostro Lungo Po probabilmente per qualità del fiume, per pochezza di aree non ci permette più.
se posso chiedere, com'è il rapporto, allora, visto che parliamo sempre di pianificazione e di autorizzazioni, con le amministrazioni locali? Inizialmente è stato più difficile per noi digerire la pianificazione perché la vivevamo come un vincolo. In realtà, quando abbiamo capito che questo vincolo avrebbe potuto permettere alle nostre aziende di programmarci nel tempo, la sintonia è cominciata. Poi è stato anche difficile per gli amministratori capire quali erano le nostre attività, come si poteva arrivare a certi tipi di ripristino, quindi è stato un working in progress per entrambi le parti, noi e quelle delle amministrazioni. Chiudiamo il discorso sulla, diciamo, sulla regolamentazione, sulla legislazione. Una legislazione che è uguale su tutto il territorio nazionale? O assolutamente no, purtroppo per noi, perché il territorio lombardo, che è il nostro principale competitore, ha una normativa completamente diversa. Se noi riusciamo ad avere questo tipo di ripristino, che è fondamentale anche per la persistenza della nostra attività, oltre che per l'ambiente, perché riusciamo a lavorare con certi tipi di caratteristiche economiche, tra le quali più importante è il canone. Oggi il canone emiliano è tra i più alti d'Italia e purtroppo la normativa in itinere vocifera di un ulteriore aumento del 300%. Se dovessimo accollarci questo tipo di ulteriore onere, questo tipo di ripristini non potrebbe più essere possibile e addirittura sarebbe a rischio anche la permanenza delle nostre attività. E questo sarebbe un grande problema perché, appunto, come ha ricordato bene Claudio Bassanetti, queste attività sono un anello di una filiera importantissima per il nostro territorio e consentono anche alle nostre imprese produttrici di materiali da costruzione di rimanere sul mercato. E quindi ci auguriamo tutti che si comprenda esattamente il valore di queste attività e si capisca anche che queste attività possono dare dei vantaggi interessanti al territorio proprio per questa attenzione, per questi ripristini, per questo work in progress che continua e che cerca di valorizzare e non spogliare il territorio. E adesso possiamo andare a vedere qualche attività in corso? Assolutamente sì, io ci tengo moltissimo affinché vediate sia attività in corso che attività dove ci sono i ripristini attivi. Siamo con Emanuele Emani, che è un geologo e che per la Bassanetti segue la coltivazione delle cave e quindi è il responsabile ed assai esperto di tutto il processo produttivo. E infatti a lui vogliamo chiedere come si coltiva una cava e com'è il processo produttivo, da dove si parte? Beh, prima di tutto si parte dall'estrazione vera e propria della sabbia, che avviene in una prima fase tanto per creare il lago con escavatori e mezzi meccanici in movimento terra, mentre dopodiché si passa all'escavazione vera e propria con le famose draghe, le draghe che permettono attraverso un sistema di pompaggio di aspirare e spingere il materiale all'impianto. Qui il materiale deriva da una duplice origine, il Po e il Nure. Infatti, in base a dove ci troviamo all'interno dell'ambito di cava, possiamo avere materiale più o meno sabbioso, più o meno ghiaioso, con anche molta argilla, che è quella che poi in generale dà la problematica maggiore nel momento in cui c'è la lavorazione proprio nell'impianto. Noi comunque sia all'interno di questo impianto riusciamo a togliere il materiale, dividere il materiale, togliere appunto queste impurità, perché sono viste come impurità nella normale poi attività di vendita finale, togliere la legna, perché purtroppo anche i tronchi sono una delle più normali conseguenze delle evoluzioni, delle alluvioni e quant'altro, e avere alla fine una ghiaia pulita e una sabbia assolutamente calibrata e diciamo perfetta per la vendita nei vari e più disparati settori. È importante evidenziare come questo impianto sia assolutamente autonomo a livello di computerizzazione e quant'altro. Infatti esiste un sistema che è analogico, che permette di mantenere sotto controllo tutto quello che viene fatto online. Infatti all'interno della locale Pesa abbiamo un piccolo computer in cui si vede se sono presenti malfunzionamenti, se ci sono delle problematiche, in modo tale da avere una visione immediata e una risoluzione subito, un intervento subito degli operatori. I materiali hanno, in base al cumulo, hanno una diversa tipologia. Quello che vedete più lontano è una sabbia fine che viene utilizzato per la Xella, l'ex gas beton, no? Ed è dedicata a quello. Infatti è uno degli impianti ad hoc, probabilmente l'unico ad hoc per quello della provincia di Piacenza.
e questo invece viene utilizzato per vari scopi, ma anche esso è calibrato. Noi abbiamo un range di variabilità, ad esempio sul vaglio a un millimetro, che va dai 22 ai 24, praticamente è una sabbia a curva perfetta. Dopodiché possiamo scegliere che sabbia fare, questa è la potenzialità. Questo viene utilizzato ad esempio per i coppi, viene utilizzato per fare le tegole e quant'altro, ed è stata proprio questa azienda che ci ha chiesto di mantenere una qualità e una granulometria controllata. Dopodiché viene utilizzato per i normali usi, dal calcestruzzo fino ai normali usi edili. Siamo in un altro angolo di questa bellissima cava e vediamo uno specchio d'acqua meraviglioso. Ma come mai? Perché cosa succederà a questa cava? Questa cava, da un punto di vista del ripristino finale, ha una destinazione di, diciamo, naturalistica. Lo specchio d'acqua è stato creato negli anni, adesso come adesso siamo nella fase in cui attualmente questa parte sta per essere terminata, tanto che sono in itinere quelli che sono gli ultimi interventi per creare dei bassi fondali che avranno qualità ambientali uniche nel loro genere, perché sono tra virgolette più ricercati e più interessanti per quanto riguarda l'ambiente e la varietà delle specie che possono poi insediarsi. E quindi questo bello specchio d'acqua, per ora immagino ci saranno i pesci, ma l'appuntamento ai piacentini lo diamo esattamente dove e tra qualche anno per trovare in questo luogo che cosa? Beh, in questo luogo ci sarà un unico specchio d'acqua, diciamo, circondato da molto verde e diverse attività di vario genere, diciamo. Qui siamo a Piacenza, cioè siamo praticamente a un chilometro dall'inizio, da Piazza, probabilmente sì, da Piazza Cavalli, e nonostante questo, in effetti già si vede anche mentre parlo, l'impatto anche sonoro è praticamente nullo, si sente eventualmente solamente il rumore della ghiaia o forse qualche macchina che passa, però in effetti diventerà un polmone verde e azzurro per quanto riguarda l'acqua, molto importante per Piacenza. Siamo ancora con Emanuele Mani e siamo venuti a vedere che cosa significa esattamente fare rinaturazione. Siamo su Isola Serafini, in un'altra cava che la ditta Bassanetti sta coltivando e nella quale si è appunto fatta questa operazione di ripristino di ambienti naturalistici veramente interessanti. Beh, secondo me parlano le immagini, nel senso che comunque sia evidente quello che è l'impegno che si è profuso per poter dare e rendere un'area che quando si era presa era prettamente agricola, con dunque le peculiarità di un'area del genere, con pioppeti o pomodori, comunque quello che coltivava l'agricoltore. Adesso, dopo l'escavazione, ha delle caratteristiche che sono tipiche della Lanca, con vedete acque basse, con zone a bassi e alti fondali, in modo tale da creare questa, diciamo, varietà di piante acquatiche, e sulle sponde una rinaturazione con piante assolutamente autoctone, perché comunque sia il comune che viene a controllare spesso e volentieri ci tiene che vengano mantenute queste caratteristiche tipiche delle zone golenali. Qui rispetto a Piacenza siamo in una zona in cui prevale il fiume Po come importanza, e dobbiamo mantenere queste peculiarità. Dunque si è mantenuta la linea e questo è il risultato. Cioè, adesso deve essere ancora completata, ma già le basi sono importanti. Si parla di migliaia e migliaia di piante messe per poter dare un risultato ottimo e restituire alla natura quella che è un'area lavorata e comunque sfruttata da un punto di vista anche economico, giustamente. Concludiamo qui la nostra puntata, che è una puntata prevalentemente a contatto con la natura, nella quale vi ho voluto accompagnare all'interno di questo tipo di attività, che viene conosciuta generalmente più per le discussioni che attorno ad essa si fanno, che per la realtà dei fatti, che è una realtà che cerca di coniugare, come sempre si dice, aspetti economici e aspetti di rispetto ambientale. E questa dimostrazione
dimostrazione di riportare e ricreare un habitat naturale, il più possibile naturale e il più possibile aderente alla nostra realtà territoriale, è lo sforzo che la ditta Bassanetti fa in accordo con tutte le amministrazioni locali, comunali e provinciali per mantenere e rispettare questo impegno che ha con il territorio, che è quello appunto di ripristinare e dare nuova vita a degli ambienti molto molto interessanti. Di nuovo buonasera e arrivederci alla prossima puntata. Un programma realizzato in collaborazione con Confindustria Piacenza.